Ciao Marco, ben trovato! Ho ripensato molto a quanto ci siamo detti la volta scorsa e oggi ho tante domande da porti. La prima è questa: perché è importante che un migrante come me proveniente da un pianeta lontano apra un conto corrente presso una banca? Ciao Missy! Ciao a tutti, ben trovati! Bella domanda, Missy! Vedi, il fatto che un migrante apra un conto corrente presso una banca equivale a dire che questo è bancarizzato. Ora, l'essere bancarizzato per un migrante significa che questo ha conseguito la cosiddetta cittadinanza economica. La cittadinanza economica è un tassello che va a comporre quel complesso mosaico che è costituito dall'integrazione completa del migrante nel tessuto economico e sociale della società che lo ospita. Poi, un'altra cosa, per un migrante essere bancarizzato è sinonimo di legalità. Infatti, in questo modo potrà usufruire di prodotti e servizi bancari formali e quindi abbandonare il sommerso. Hai proprio ragione, Marco. Ma allora faccio aprire un conto in banca anche ai miei familiari che sono rimasti a casa nel pianeta da cui provengo. Ah, Missy, questa è una cosa molto importante. Infatti, quella che noi auspichiamo è la bancarizzazione cosiddetta locale, il che vuol dire che oltre alla bancarizzazione del migrante nel paese ospitante, è necessario anche avere una bancarizzazione dei familiari nel paese di origine. Quindi, in altre parole, la bancarizzazione del migrante deve comprendere tutti i territori che riguardano la migrazione, ossia il paese di provenienza con la bancarizzazione dei familiari del migrante che sono rimasti a casa e il paese di accoglienza con la bancarizzazione del migrante. Quindi la distanza tra migranti e banche non è poi così lontana come sembra. No, assolutamente. Non è per nulla lontana. Infatti, a ben pensare, la bancarizzazione di un migrante è una cosa conveniente sia per le banche che per il migrante. Per le banche è sinonimo di apertura a nuove nicchie di mercato. Infatti una banca, aprendosi ai migranti con un catalogo di prodotti e servizi ad hoc, si allarga in un mercato fino allora rimasto scoperto e un mercato caratterizzato tra l'altro da clientela potenziale, quella migrante, che è caratterizzata da una forte propensione al risparmio, che per la banca, specie di questi tempi, non è una cosa che guasta. Per il migrante invece è un vantaggio, perché così, oltre a ricorrere ai canali formali per quanto concerne il poter usufruire di prodotti e servizi bancari, può usufruire anche della professionalità dei colleghi bancari che mettono appunto al loro servizio la loro professionalità per gestire al meglio le risorse economiche che il migrante mette da parte. Che bello, non vedo l'ora di aprire un conto. A proposito, hai una banca da consigliarmi? Certamente una banca di credito cooperativo. Vedimi, sì, le banche di credito cooperativo hanno una storia lunga 150 anni e hanno nel proprio DNA la centralità della persona. E poi c'è un'altra cosa, che una banca si occupi di economia, di finanza, è una cosa normale, ma quando una banca si occupa di anziani, di giovani, di famiglie in difficoltà, di migranti e, come nel tuo caso, di extraterrestri, allora diventa una banca speciale. Ecco, le banche di credito cooperativo sono davvero banche speciali. Ciao Missy! Ciao Marco, ciao a tutti! Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!